Ciao a tutti, buonasera, buongiorno a seconda di quando avrete occasione di guardare il video. Non è il vostro telefono che ha dei problemi, sono proprio io che sono pelato. E chi sono? Me lo chiedo anch'io delle volte. E mi chiamo Fabrizio Nanetti, sono uno degli autori, chiamiamomi così, insomma nella vita faccio tutt'altro, e che ha partecipato, che ha avuto la fortuna, l'onore, il privilegio di partecipare all'antologia Brevi di Acena a Bologna, pubblicata la scorsa primavera, e che in questi mesi, insomma, assieme ad altri autori, assieme a Simone Metalli, il curatore, abbiamo portato in giro per varie presentazioni. E, più che parlarvi, insomma, del come sono finito qui, insomma, a volte si riduce tutto nel dire colpo di culo, il classico colpo di culo, che spesso ci piove addosso senza che nemmeno noi lo stiamo aspettando, no? Banalità a parte, e vi volevo leggere un estratto del mio racconto che si chiama Il mistero dell'acqua, che è ambientato nel quartiere Savana, che è quello praticamente dove vivo da sempre. Insomma, io praticamente ho le radici qui, c'è una calamita sotto questo quartiere che mi tiene ancorato qui. Facevo già la quarantena prima di entrarci in questi giorni, e perché fatico, insomma, a allontanarmi più di tanto, c'è come una corda che mi trattiene. E ve ne leggo un piccolo estratto per una serie di motivi che sono: uno, tenervi magari compagnia se siete a casa e vi state annoiando, farvi venire curiosità magari di leggere il racconto, e perché no anche tutti gli altri che senza false modestie sono molto belli e forse molto migliori del mio. Io ho cercato di abbassare la media almeno possibile, visto che era la mia prima occasione di partecipare a un progetto di questo tipo. È stato molto, molto interessante, molto formativo, e ve ne leggo un pezzettino sperando che vi faccia venire voglia di approfondire un po'. Percorrendo la leggera salita che introduceva l'ingresso di Villa Mazzacurati, si aveva come l'impressione che quella costruzione, lì ormai da 3 secoli, con il suo imponente edificio centrale a far da tronco a 2 ali di colonnate protese verso l'esterno, fosse pronta a stringere in un abbraccio chi le si faceva incontro. «Guidi, ma da quando è che c'è un teatro lì dentro?» «Ispettore, circa 200 anni. Una vita fa, poco dopo aver conosciuto mia moglie, la portai a uno spettacolo. È un vero gioiellino, ha un'acustica incredibile, una delle migliori d'Europa.» «Sta buona, va là, cosa vuoi? Non mi ricordo neanche l'ultima volta che sono riuscito a portarne una a letto, figuriamoci a teatro. Pensavo che qui ci facessero solo i prelievi del sangue. Anche per quelli, se li prenoti col CUP, ci vogliono 200 anni.» E niente, questo è un piccolo estratto, spero che vi faccia venire voglia di approfondire, o anche semplicemente per passare queste ore che magari trascorrete a casa, allietarvi un attimo. Io vi saluto, vi ho mandato questo video dal mio ufficio, praticamente, poi dove è nata anche l'idea di questo libro, che è poi l'unica zona della casa in cui io riesco a stare da solo a riparo da mia figlia di 3 anni, quindi spesso mi sono chiuso dentro. Adesso non so, forse nel video si saranno anche sentite delle grida, perché l'ho dovuta legare un attimo a una sedia visto che siamo a casa da soli. Un saluto a tutti, e sperando di vederci presto fisicamente a una presentazione, magari in una libreria, magari in un circolo sociale, ovunque sia possibile, per parlare di libri, per parlare di vita, perché in fondo alla fine nei libri si parla di vita, e nella vita, no, insomma, ci sono i libri. Questa roba è un po' marzulliana, cioè che il mio inconscio sta tirando fuori delle nottate trascorse davanti alla TV. A presto, un abbraccio a tutti, virtuale naturalmente, perché adesso forse non è il momento di darseli davvero. Ciao!